Cosa direste per una persona che non si sente più motivata a studiare? Vi parlo di quello che ho vissuto io. Al mio quarto anno dovevo due esami, prendendo 2,20. 4 mesi per il primo, 6 mesi per il secondo. Per noi in 10 mesi ho preso 2,20. Voi al mio posto sareste motivati. Motivati a lasciare l'università, forse. Ero demotivato perché non avevo un altro metodo, cioè non c'era un'altra strategia, non sapevo come fare. Fino a quando non l'ho trovato. La strategia mi ha gasato, tra virgolette, mi è venuta voglia di farlo e innanzitutto ho deciso di farlo. Ho deciso di provare a dare gli esami in 7 giorni perché ho avuto questa illuminazione. Cioè ho capito che ero demotivato perché studiavo il libro come se dovessi studiare per me e poi però andavo a dare un esame. Avete capito? Studiavo come se dovessi studiare per me e quindi stavo là dei mesi e poi andavo a dare un esame. Peccato che dare un esame e studiare per un esame e passare un esame è diverso di studiare per sé. E quindi là ho capito che la dovevo vedere effettivamente come un gioco di società. Ragazzi, esame è come risico, quindi tu ti devi difendere. Come ti difendi? Studiando una strategia che ti permette di dare un esame una settimana. E a me questo mi ha motivato. Cioè ragazzi, se siete motivati, è perché state come una mosca a tirare pum 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 le capate al vetro. Pum pum pum. Testate. La capata non è italiana? Sì, è italiana. Scusate. Vai, la la regia mi dicono che si può dire capace. Comunque pone la testa verso il vento. Però è questa, è una mossa che va contro il vetro. A un certo punto ho capito, forse sto andando contro il vetro, devo fare il giro. E ho fatto il giro. E facendo il giro, creando una situazione sfidante, riprendendo il potere, è tornata anche la motivazione. In particolare è tornata la motivazione perché ho deciso di allontanarmi dal vetro, cioè ho deciso di dare 4 esami al mese. Infatti tutto iniziò con una telefonata che descrivo anche nel libro, con mia madre, che era, stava per arrivare alla sessione di gennaio, e io l'ho chiamata, che ha letto il libro, l'avrà già letto. Io la chiamai e dissi, ma io a gennaio ho 4 esami. Era alle 10 di mattina, e non lo faccio, sapevo. L'anno scorso mi ha dato di 2 in un anno, ora 4 in un mese, sono ubriaco. Ho detto, no, ma sono 10 di mattina, sono sobrio. Giù, ieri ero ubriaco, oggi ero ubriaco. Ragiono e ne voglio dare 4. E lì capi un principio molto importante, cioè che per fare qualcosa di straordinario devi decidere prima di farlo. Devi dare un grande obiettivo e devi avere una strategia vincente per farlo. E quindi questo è, cioè la mia motivazione è tornata quando ho iniziato a vedere l'università come un gioco e non più come una guerra in cui devo soffrire per mesi. Era un gioco. Per me preparare il diritto commerciale in 6 giorni era un gioco. Procedura penale in 2 settimane era un gioco. E dicevo, io voglio fare qualcosa che nessuno è ancora riuscito a fare. E questa cosa ti gasa, ma ti gasa, ma ti gasa. Provateci. Grazie.